Io vorrei altresì presentare un altro amico, la canzone che andremo a fare, come si dice nelle fiere, è una canzone che conoscete tutti, una canzone che ha fatto il costume di questa meravigliosa Italia e che se ne dica, gli sfigati, gli invidiosi dicono che non è bella, ma non è così. Qua ci voglio un applauso. Presentarlo, se lui vorrà, avrà la compiacenza di salire su questo palcoscenico. Si chiama Piero Pinducci. Ha scritto una canzone che stiamo per fare, che si chiama Il Carrozzone. Fatti salutare. Piero Pinducci! Senti che applauso, che meraviglia. Senti che applauso perché... Grazie, Anna. Sono abituato così anche noi là. Mi rendo un po' come andato io. Grazie l'opportunità di questa bellissima orchestra per entrare giovani. Ho sentito un solo di violoncello sul pezzo della vela, bello, proprio bravo, e anche tutti gli altri ovviamente, solo che non tutti riuscite a uscire come singolo ovviamente, no? Te sei maltrattato invece, sei bravissimo. Poi c'è un grande amico con lui abbiamo fatto non so quanti dischi, almeno è un pochino più giovane di me, ma insomma è altrettanto bravo, non ero zero, che insomma palesemente è tutto mio, però alla chitarra c'era sempre Luciano. La mattina, non so se te lo ricordi, prima. Siccome Renato finalmente non c'era, ora non mi dispiace, così lo detto, lo sa anche lui, lo dico lui, lui stava in Brasile, questa insomma dice, e noi andavamo praticamente prima di andare in studio, si faceva una bella partita a tennis e poi si andava agli Monti, si andava a registrare ed è uscito insomma comunque un bel disco, grazie anche al fatto forse proprio che Renato non c'era. Se no quando c'era lui rompe, è tempo, per quando è bravo è molto. Comunque grazie molte, mi ha fatto piacere essere qui, ho avuto tante emozioni, ho risentito tanti pezzi anche miei che manco mi ricordavo di averli fatti. Sì, ancora grazie, bravo anche al maestro. Si è appassionato soprattutto sugli altri, gli altri che non lasciano più, invece gli altri tutto tondo. Bene, grazie, scusate.